Continua la campagna vaccinale anti-Covid-19 all'ospedale di Muraglia, dove dopo la prima somministrazione del siero Pfizer sono partiti i richiami per il personale di Marche Nord e Asur che 21 giorni fa ha ricevuto la dose. La riduzione delle consegne del vaccino a livello nazionale non toccherà la regione Marche, per la quale sono state confermate le oltre 10.000 unità settimanali che garantiranno quindi la seconda inoculazione a tutti i soggetti che hanno già ricevuto la prima. Sono trascorsi i fatidici 21 giorni dall'inoculo della prima dose per 144 dipendenti, per cui siamo oggi alla seconda dose in richiamo. Questo ci permetterà tra una settimana di avere almeno 144 dipendenti che saranno protetti dal Covid. Abbiamo la fortuna che la nostra regione è stata molto attenta nella programmazione, per cui non ci troveremo in difficoltà per le seconde dosi. Tutti coloro che hanno fatto la prima dose con Pfizer avranno la certezza di essere vaccinati con la seconda dose di Pfizer. La somministrazione della seconda dose è prevista 21 giorni dopo la somministrazione della prima dose, per cui noi l'ultima somministrazione l'abbiamo fatta il 17 di gennaio, domenica 17 di gennaio, 21 giorni da quello, il 7 di febbraio noi concluderemo completamente anche la seconda fase. Purtroppo in questo lasso di tempo tra la prima e la seconda dose, se qualcuno entrasse in contatto con il virus sarebbe esattamente suscettibile come la popolazione. È successo in 5 dipendenti su 2.600 che abbiamo vaccinato. Questi purtroppo ancora non avevano completato il percorso vaccinale. Diciamo che molto probabilmente, ma questo ce lo darà il tempo e l'analisi di grande massa di popolazione che si saranno vaccinate, probabilmente avere già ricevuto la prima dose vuol dire già avere una dotazione di anticorpi che è meglio di zero. Non li ha protetti, ma probabilmente gli darà effetti meno pesanti. Per quanto riguarda invece le dosi del vaccino Moderna? Siamo in attesa, perché il Moderna è stato consegnato in quantità non sufficienti e comunque non ancora alla nostra struttura, ad esempio. Quindi noi vacciniamo solo con il primo vaccino che è stato reso disponibile. Ci sono stati problemi segnalati a livello, mi sembra in California, dove un lotto è stato sequestrato perché ha dato reazioni allergiche, per cui io sinceramente non so a oggi se ci sia una sospensione della fornitura di questo vaccino o venga ancora fornito. Ci dobbiamo assolutamente fidare dell'AIFA, quindi degli organi preposti al controllo dei vaccini. Non appena cominceranno le forniture, con quello che verrà fornito entreremo nella fase fine della fase 1 e inizio della fase 2 del piano vaccinale, quindi andremo a estendere sempre di più la vaccinazione agli oltre ottantenni, andremo a vaccinare le forze dell'ordine, andremo a vaccinare probabilmente il personale delle scuole, tutte le zone più a rischio che garantiscono poi il corretto funzionamento della nostra società. Un lavoro importante e prezioso organizzato è anche quello dell'arrivo appunto delle dosi fino all'inoculazione sui pazienti. Assolutamente sì, i vaccini noi non siamo hub, quindi li andiamo a prendere quotidianamente all'hub di riferimento che è Fossombrone. Viene garantita la catena del freddo con dei data logger che controlliamo che la temperatura abbia rispettato i canoni di consegna, dopodiché viene lavorato, vengono diluite le fiale in camera bianca e subito portate giù in fase di somministrazione per essere appunto somministrate. Quindi un meccanismo che si va a inserire in tutta l'organizzazione logistica e amministrativa, dando poi un indice di performance molto, molto elevato anche sui tempi di attesa delle persone che devono essere vaccinate.